in questi anni la nostra scuola ha implementato le diverse piattaforme in cui condividere materiali, argomenti, lezioni, informazioni. Abbiamo il nostro sito internet, la pagina Facebook, il canale YouTube, Classroom, con l'opportunità di collegarsi tramite Meet. Alcuni colleghi usano WhatsApp, altri usano Telegram, alcuni colleghi usano piattaforme Edmodo, e tutto il nostro materiale è frammentato in questo mare infinito di opportunità. Abbiamo pensato come aiutare i nostri ragazzi a convergere e a trovare in un unico momento diverse informazioni e la possibilità di dirottarsi su diversi strumenti che riconducono alla nostra scuola. Da qui la nostra app. Come CPA2 abbiamo elaborato nel tempo diverse applicazioni. La prima app ha un carattere didattico, dedicata all'arricchimento lessicale, con un ricco database di vocaboli pronunciati sia in italiano, con la traduzione in inglese e francese, suddivisi in macro aree. La seconda applicazione è stata progettata per affrontare il periodo della didattica a distanza. Quindi al suo interno sono raccolte le diverse risorse messe in campo dai docenti del CPA per restare il più vicino possibile ai ragazzi durante questo periodo emergenziale. Questo tipo di applicazione è stata distribuita a livello nazionale e regionale ai diversi CPA perché è anche personalizzabile. Terza app, la versione più recente, sfrutta un software di programmazione più evoluto e più stabile. Rende l'applicazione infatti veloce e facilmente fruibile. Da questo, un nuovo quesito. Ma oltre le app, cosa possiamo fare per aiutare i nostri ragazzi? Proviamo con Telegram, ma non come semplice chat, ma sfruttando tutte le sue potenzialità. Telegram, infatti, è un'applicazione che permette di creare canali, gruppi e bot, ovviamente nel rispetto della privacy. Con il canale si diffondono le iniziative legate alla formazione per gli adulti e al nostro CPA. Con i gruppi si organizza la didattica creando classi, condividendo materiali, sfruttando le chat vocali che mettono in contatto diretto ed immediato tutti i membri del gruppo classe che abbiamo generato. E per ultimo, con il bot. Con il bot si implementa un ambiente dedicato dove l'intelligenza artificiale risponde a domande relative all'organizzazione scolastica e anche alla didattica. Tutto lavorato però insieme ai ragazzi. Tutte le app che abbiamo elaborato sono pensate per favorire il contatto tra la scuola e gli studenti e per venire maggiormente incontro sono supportate da diversi tutorial che abbiamo pubblicato sui nostri canali social. Ciao a tutti! Eccomi qua per presentarvi una super novità del CPA. Sono qua per presentarvi la nuova app che abbiamo interamente progettato e pensato per voi. È un'app che vi permette di raggiungere molto facilmente la scuola in tante cose, comunicare con la scuola, fare facilmente le lezioni, ma adesso vi faccio vedere in modo più approfondito.
Benvenuti nell'app del CPA Alba Bra Mondovì. L'insegnamento della lingua italiana può avvenire anche attraverso un'app. E Zan, come hai trovato l'app del CPA? È servita molto.